La chirurgia pediatrica è la branca specializzata in interventi chirurgici nei bambini o nei neonati. È una branca a sé stante rispetto alla chirurgia generale, perché necessita competenze apposite dati i soggetti su cui si interviene. Si interviene per malattie date da difetti congeniti o acquisiti dopo la nascita. Il chirurgo pediatrico si può servire di metodi diagnostici che vanno dagli esami del sangue all'attacco all'ecografia. Per esercitare la chirurgia pediatrica, è necessario essere laureati in medicina e chirurgia ed aver conseguito la specializzazione presso la scuola di chirurgia pediatrica. Obbligatoria è anche l'iscrizione all'ordine dei medici dopo superamento dell'esame di Stato. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Solitamente ci si rivolge al chirurgo pediatrico, dopo essere stati indirizzati da un altro medico come il pediatra. Tra i casi per cui si cura l'infante presso il chirurgo ci sono: ernie inguinale, calcoli renali, incontinenza, appendicite, difetti congeniti al cuore. I sintomi che possono comparire da non sottovalutare per valutare una visita presso un chirurgo pediatrico sono: secrezioni mucose, difficoltà a respirare, difficoltà digestive, protrusione di tessuti o organi intraddominali. Stai cercando il chirurgo pediatrico specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!